Ovviamente la domanda principale è come questo sia potuto accadere al nord Italia, che ha una struttura sanitaria eccellente, non per esempio al sud, dove le condizioni di vita e anche di assistenza sanitaria sono più fragili, e cosa soprattutto non ha funzionato. Queste sono le domande che tutti si pongono, ma al momento, diciamo, il quesito principale è cosa dobbiamo fare per evitare che questo virus si propaghi, cosa dobbiamo fare noi personalmente per evitare che questo virus ci colga. Per la serie, salviamoci intanto noi, mettiamoci in salvo noi e poi ragioniamo su quelli che sono, diciamo, i provvedimenti generali che possono scongiurare il propagarsi di questo virus. La Regione Lazio ha, come dire, predisposto un prontuario con 10 regole. Allora, intanto vediamoci queste 10 regole. Questa è la notizia del giorno, vedete, lavati spesso le mani, evita il contatto, non toccarti gli occhi, copri bocca e naso se starnutisci e quindi starnutisci nel gomito, non prendere farmaci antivirali né antibiotici, pulisci le superfici con disinfettanti, usa la mascherina, i prodotti made in Cina, i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi, contatta il numero verde 1500 se hai la febbre, gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Queste sono le 10 regole, ma anche gli avvertimenti che vanno seguiti. Adesso vediamoci, facciamo il punto invece sulla situazione del contagio a livello mondiale, vediamoci la mappa. Qui la possiamo vedere, eccola qui, questa riguarda la situazione del contagio a questa mattina, vedete alle 8 di questa mattina sono 79.360, crescono, ma crescono in misura molto ridotta rispetto, diciamo, ai primi giorni. Vedete il totale dei morti 2.619, anche qui crescono, ma in maniera, diciamo, più contenuta, il livello dei ricoverati è abbastanza stazionario. La situazione, se questa è, diciamo, l'estremo oriente, che è il focolaio principale, vedete anche in Iran si sta ingrandendo, la situazione è l'Europa e soprattutto l'Italia. Vedete quel pallone rosso che sta crescendo? Quella è strettamente l'Italia, l'Italia del Nord, dove nella notte fra sabato e domenica i contagi si sono raddoppiati e devo dire che però nella notte fra domenica e lunedì questo non è avvenuto. I contagi, vedete, l'Italia è praticamente precipitata nell'estremo oriente perché siamo al terzo posto dopo la Cina e la Corea, con 157 contagiati, il Giappone ci segue a ruota, Singapore, Hong Kong e Iran, vedete, quindi siamo diventati un paese. Allora, dicevo, questo è il grafico che ci dice di un sostanziale livello, diciamo, di, come dire, di non crescita esponenziale del virus, vedete, tutti e tre i grafici. Quello europeo ovviamente è in crescita ed è dovuto all'Italia, il secondo grafico è quello europeo, ma lì c'è appunto la variante italiana. Che cosa non ha funzionato? Non ha funzionato che ovviamente perché nel nord, perché lì c'è una concentrazione dell'industria, lì c'è un viavai di cinesi e di gente che va in Cina per i lavori appunto commerciali, imprenditoriali e delle proprie attività. E poi l'altro dato sfortunato è che il focolaio praticamente è diventato l'ospedale di Codogno e questa è stata la sfortuna maggiore in assoluto. Veniamo, questa però è la situazione. La situazione ci dice che Codogno è stata praticamente cinturata. Qui vedete la situazione dell'ospedale che è stato chiuso. Sono stati posti, vedete, questo appunto è il comune Castelpusterlengo. Sono stati posti praticamente 35 posti di blocco che chiudono tutta la zona dell'Odigiano, dei 10 paesi dell'Odigiano. Non si può né entrare né uscire. Vi facciamo vedere queste cose perché dobbiamo anche riflettere sul fatto che questo potrebbe accadere anche a Roma e nel Lazio e quindi prendere gli opportuni, diciamo, accorgimenti, come dire, psicologici, no? Non è va visto questo come un deterrente, come una precauzione e non come quella psicosi che invece sembra stare sviluppandosi in tutto il nord con i supermercati presi d'assalto e dobbiamo dire le notizie di questa mattina ci dicono che anche a Roma molti supermercati sono stati presi di mira con gente che compra di tutto e di più. Non c'è una crisi alimentare, sono, diciamo, situazioni che non rientrano in quello che sta accadendo e quindi evitiamo la psicosi.
Veniamo a, per quanto ci è possibile, per quanto possiamo. Nel Lazio com'è la situazione? Intanto c'è un esempio virtuoso che dobbiamo diffondere. A Civitavecchia una persona che veniva da Codogno ha informato le autorità e si è messa in autoisolamento. Questo è un esempio virtuoso da seguire. È stato lui stesso a informare le autorità sanitarie e a mettersi in quarantena volontaria. C'è quindi un appello da parte della Regione, tutti quelli che hanno dei sintomi contattino immediatamente la Regione, se non possono muoversi è la Regione stessa e le USL che manderanno le autorità e gli infermieri per il tampone a casa. Trenitalia ha anche disposto tutta una serie di accorgimenti, di prevenzione, di installazione di dispenser disinfettanti sui treni. Quindi l'insieme della vicenda si sta completando per quanto riguarda la prevenzione. Allo Spallanzani ci dicono che tutti i 23 test effettuati sono negativi, quindi la situazione è assolutamente sotto controllo. A Roma sono stati rinviati tutti i concorsi nazionali, la decisione è stata presa, concorsi nazionali di tutti i tipi, la decisione è stata presa da Raggi che peraltro sta sciando sulle piste del Trentino dove ci sono stati 3 casi anche di contagio. Il campus biomedico ha rinviato la prova di ingresso a medicina. Thank you.